quando una donna partorisce ci sono tante tematiche che possono emergere nei giorni che sono immediatamente successivi al parto, tanti piccoli aspetti che possono essere difficoltà fisiologiche connaturate a quella fase della vita, tutto quello che sta per affrontare e sta affrontando di nuovo un ruolo nuovo, un nuovo aspetto della propria identità. Quindi in quei giorni di ricovero e reparto, nella nostra attività clinica, sovente incontriamo delle donne, delle coppie che hanno dei bisogni di potersi confrontare rispetto a quello che stanno iniziando a vivere con col proprio neonato. La caratteristica di questi bisogni è che molte volte sono del tutto inattesi, nel senso che è un periodo di vita molto bello e quindi è difficilmente associabile a problematiche, anche se fisiologiche. Cioè noi ci occupiamo tendenzialmente di donne in difficoltà, ma su problematiche fisiologiche, quindi temporanee e affrontabili. Ad esempio, banalmente il dolore fisico. Dolore fisico che è associato tendenzialmente al momento del parto, quindi le donne si preparano psicologicamente in maniera abbastanza terrorizzata al momento del parto. Tutto ciò che è successivo è come se quel dolore fosse nella tua testa non ci fosse. In realtà sappiamo quotidianamente che il dolore dei giorni successivi, di quei 2, 3, 4 giorni, è molto intenso e del tutto inatteso, anche legato all'allattamento, ad esempio. Quindi questo aspetto del dolore è un tema che noi percorriamo molto spesso con le donne. Altro problema è la stanchezza fisica, che il reparto si sente già inizialmente, e anche questo crea un sacco di problemi rispetto alla competenza materna. Quindi molte donne sulla stanchezza fisica e sull'immobilizzazione del corpo dovuta al dolore si iniziano a considerare mamme non capaci, ad esempio, che è stupefacente da pensare, ma questo succede, ad Anche esempio. perché c'è l'attesa di essere immediatamente capaci, come se essere una buona mamma significasse sapersi occupare già dei bisogni del proprio bambino, fin da subito capendo che cosa sta chiedendo esattamente, quali sono le necessità di quel momento, piuttosto che una ripresa fisica immediata, quando anche magari c'è stato un parto un po' intenso, un po' faticoso. Quindi la richiesta a se stessa è di essere subito competenti, subito capaci. E invece è un momento in cui, proprio perché ci sono tanti aspetti nuovi da affrontare, darsi il tempo di prendere le misure col proprio neonato, con la nuova dimensione, è un punto fondamentale. Non chiedere a se stesse di essere immediatamente in grado di affrontare e risolvere tutto, anche perché sovente si tratta di trovare delle soluzioni che siano non la perfezione in quel momento, ma siano compatibili con quelle che sono le energie che si ha in quel momento, con le risorse che si hanno a disposizione, quindi qualche cosa che sia compatibile con quello che è fattibile e non l'ideale che si aveva in mente magari prima di partorire. Esatto, le donne hanno un po' l'idea di doversi essere delle perfette eroine, in realtà non sarà mai tutta nulla, per di più in una relazione con un essere vivente che non conosci. E questo diventa anche qua, sembra una cosa stupefacente, però di fatto non lo conosci quel bambino lì. Quindi devi entrare in una relazione completamente nuova, tu col tuo compagno, con la tua famiglia, con questo bambino nuovo, in un contesto che non è casa tua, e questo fa molta differenza perché non sei a casa, ma non puoi, diciamo, procrastinare alcune attività, le devi fare, nonostante tu non sia a casa tua. E questo molte volte è una mediazione difficilissima per le donne. Qui il nostro lavoro in reparto è molto... Centrato su questo, cioè quello che suggeriamo Esatto. alle donne proprio di vivere l'ambiente ospedaliero, cominciando ad abitarlo, prendendo dimestichezza, anche se saranno pochi giorni, però con i luoghi del reparto, dal nido, ai corridoi del reparto, alla propria stanza, poter abitare l'ospedale comunque come un luogo che ha anche delle importanti opportunità da dare in quel momento. Assolutamente. È il momento in cui impara ad allattare, il momento in cui si impara a cambiare il proprio neonato, a capire i vari tipi di pianto del proprio, cominciare a intuire qualche cosa rispetto al pianto del proprio neonato, a quello che sta chiedendo, quindi avere comunque a disposizione anche delle persone che hanno un'esperienza su questo e utilizzare quelle possibilità è un punto centrale di quei giorni di ricovero. Utilizzarlo in qualche maniera, affettivizzarlo, cioè renderlo adatto a te in quel momento. Noi un po' abitualmente chiamiamo un po', figurativamente parliamo di queste stanze del puerperio, no? Che le donne vivono, che sono a parte le stanze fisiche, ma c'è la stanza dell'ambivalente, ad esempio, che è una stanza che le donne in reparto amano moltissimo e abitano moltissimo.
che è legata a questa caratteristica dell'amore in generale, che è l'ambivalenza, cioè la difficoltà di avere, come dire, una sincronizzazione costante con la persona che ami follemente, ma che in alcuni momenti assolutamente non lo vorresti. Questo capita anche con i neonati. E questo aspetto è, direi, centrale, perché è importante attraversarlo e conoscerlo per non spaventarsi. Dalla nostra esperienza di lavoro nel reparto di maternità è nato un libro che è una riflessione su tutti gli aspetti che abbiamo man mano nel tempo visto emergere attraverso i colloqui con le donne e con le coppie in quei giorni successivi al parto, ed è un libro che cerca di dare degli elementi perché una donna possa arrivare un po' più attrezzata su alcuni punti che si troverà appunto ad affrontare. In alcuni punti di questo libro si potrà riconoscere, in altri punti la sua esperienza sarà diversa. Quello che è importante è che abbia già qualche idea di quello in cui potrebbe riconoscersi nel momento in cui affronterà i vari aspetti che verranno durante i giorni di reparto. E tematiche diverse come quelle legate ai dolori del parto, i dolori successivi al momento del parto, la ripresa fisica, le tematiche legate all'allattamento e ai vari punti di difficoltà, piuttosto che la gestione dei parenti in quei momenti in cui tutti vorrebbero far visita, vorrebbero partecipare, in cui c'è bisogno però che la nuova famiglia in costruzione abbia un momento anche per guardarsi in faccia, per riprendere un po' le fila della propria vita in un momento di così grande trasformazione. Questo libro che noi abbiamo intitolato Parto in arrivo, in realtà è nato da una consapevolezza che anche a livello editoriale non esistesse nulla di scritto rispetto ai giorni di ricovero. Cioè, misteriosamente i giorni di ricovero è come se venissero bypassati, cioè mentalmente hai il parto e poi rientra a casa. In realtà sappiamo che in quei 3, veramente 3, 4, 5 giorni, a seconda del postpartum che hai, succedono un sacco di cose e totalmente non conosciute. E nella nostra esperienza oramai decennale questa consapevolezza era veramente quotidiana e assolutamente necessitante di doverla comunicare agli altri, perché c'è un vuoto, un buco di inatteso che spaventa moltissimo. Quindi abbiamo scritto questo libro e il sottotitolo è Appunti di viaggio per donne in camicia la notte anche di giorno, perché molto banalmente poi le donne con cui noi lavoriamo sono in camicia la notte, e sembra una cosa semplice, però cambia moltissimo il tuo status di come tu ti vedi, no? Quindi tu parli costantemente con persone in camicia da notte, gli altri sono vestiti, perfettamente vestiti, lindi, puliti. Tu sei in una situazione di anche vulnerabilità fisica e corporea, e questo per noi è un aspetto che trattiamo con grande delicatezza e grande consapevolezza. E ci piaceva scriverlo per come dire, rendere già su questo elemento consapevole le donne che qualcosa cambia, e qualcosa cambia realmente, cioè avere un bambino ti cambia profondamente in tutto, nella tua identità, nella tua modalità di vita, in tutto quello che tu sei e sarai. Diciamo che la conoscenza è una conoscenza veramente che non può non modificarti in qualche maniera. E quello che succede è che noi che siamo così abituati ormai, siamo in una cultura in cui tutto è un po' sotto controllo, è un po' previsto prima, la parte di inatteso è una quota veramente difficile da affrontare, nel senso che ci si trova di fronte a cose che cambiano, sono diverse rispetto magari alle aspettative che ci si era create, all'immaginario che c'era, e quindi riuscire a calibrarsi in qualche modo in quella che è la realtà poi della maternità è un passaggio delicato e importante in quel momento, e la quota di inatteso sovente porta a un senso di disorientamento momentaneo. L'importante è riuscire a vivere quel momento come una fase di passaggio che è anche sana, transitoria e poi temporanea e poi si troverà un aspetto che sarà ovviamente un assetto nuovo che riuscirà a includere anche quella parte di inatteso e di nuovo che si verifica in quel momento. Nel libro c'è anche una sezione finale che riguarda il rientro a casa, quindi abbiamo trattato gli argomenti fondamentali per la presenza in reparto, poi c'è un momento in cui si rientra a casa in maniera differente da quando si è usciti da casa, e qui c'è anche quella parte finale.